Amore immenso e commovente. Se non sei un appassionato di calcio, non puoi capire. Se non ami Perugia, i suoi eroi, la sua storia, la sua fama, i suoi monumenti, le sue imprese, non puoi capire. Se non ami la squadra che rappresenta Perugia, non puoi capire. Se non ricordi che nello stadio di Perugia un grande uomo è morto per quella maglia rossa col grifo sul cuore, non puoi capire. Se non hai mai visto la gente che partecipa ogni anno alla messa in onore di Renato Curi, non puoi capire. Se non hai mai sentito cantare l'inno del Perugia dalla mitica curva nord senza mai emozionarti, non puoi capire. Se non hai mai visto abbracciarsi e piangere insieme per una vittoria o per una sconfitta, gente che nemmeno si conosce, ma che sotto le grandi ali del grifo diventa una persona sola, non puoi capire. Se non hai mai provato rispetto, stima, affetto per quelli come Mimmo, Roberto o Mirko, che da anni seguono il grifo in ogni parte d'Italia e d'Europa, manifestando l'amore per Perugia, l'orgoglio di essere perugini, tenendo sempre alto l'onore del grifo e difendendolo da tutto e da tutti in ogni luogo, non puoi capire. Insomma, se non hai il grifo nel cuore, come posso spiegarti l'amore immenso e commovente che manifestano da settimane i tanti tifosi che stazionano quotidianamente davanti alla curva nord del Renato Curi? Persino i componenti della redazione di questo sito, di cui faccio immeritatamente parte, non si riuniscono in un ufficio o in una casa, ma davanti al Curi. Quelle pacche sulle spalle che ci davamo a vicenda il 18 maggio, anche se non ci conoscevamo, tutti noi presenti davanti al Curi, ma come te le spiego? Come te la spiego questa specie di veglia continua davanti al Curi, come a manifestare la voglia di non lasciare solo il grifo, di non lasciare solo quello stadio dove è morto Renato Curi? Come non commuoversi vedendo l'amore per il grifo di Mirko, del Falegname, di Ferruccio, di Maurizio, di Carlo, di Alessandro, di Daniele, di Marco, di Simone, e potrei farti decine e decine di nomi di tifosi che stazionano quotidianamente davanti al Curi come se casa loro, diresti tu, ma ti sbagli, è casa loro, e di tutti quelli con il grifo del cuore. Sono troppo ignorante, per questo non riesco a trovare le giuste parole per farti capire cosa significa amare il grifo, amare Perugia. Vieni domani, sabato mattina, quando vuoi, davanti a Renato Curi, allora capirai cosa significa amare il grifo e amare Perugia. Questa costante presenza dei veri tifosi davanti al Curi è la prova evidente che il Perugia non è morto, nei nostri cuori non è morto e non sarà mai solo. E ciò rende ancora più forte il grifo, che aspetta paziente la prima occasione per vendicarsi di coloro che ora ridono alle spalle e da lontano. Tutti, dico tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno permesso di scrivere una delle pagine più brutte della gloriosa storia del Perugia Calcio, sappiano che non hanno solo fatto del male ai cuori dei tifosi, ma hanno offeso irreparabilmente il cuore del grifo e hanno offeso la memoria di Renato Curi. Complimenti se ancora riuscite a dormire tranquilli. Mentre scrivo, non conosco il futuro della squadra che rappresenta la mia città, ma conosco l'amore immenso e commovente dei veri tifosi del grifo. Domani sera, venerdì 11 giugno alle 21, da Piazza del Circo, migliaia di cuori diverranno uno solo, un grande cuore bianco-rosso sovrastato dal nostro grifo, e arriveranno nel cuore di Perugia. Se non sai cosa significa amare Perugia, vieni e capirai. Andrea Proietti Bertolini per perugiasportiva.it.